Ragazzi, benvenuti nel secondo video della serie Cibi dal Mondo. Oggi parliamo di Mica Tuca. Mi è arrivato il pacco pochi giorni fa e ho deciso di fare il video. Allora, chi è Mica Tuca? Ve lo leggo così almeno non rischio di sbagliare. Mica Tuca è il primo box in abbonamento sui cibi dal mondo, creato direttamente con l'aiuto dei local. Praticamente ogni mese si può ricevere questo box che contiene degli ingredienti. Sono 7-8 prodotti alimentari selezionati con l'importantissimo aiuto che è nato e cresciuto in quel paese. I prodotti saranno sia ingredienti basici, come può essere la farina, un legume o un riso particolare, sia snack dolci o salati, spezie, bibite, salse, eccetera. Selezioniamo i prodotti seguendo una semplice regola. Quali non mancherebbero mai nella dispensa di ogni famiglia di quel paese? Sono poi due ricette di famiglia, una ricetta dolce più una ricetta salata, scritte direttamente da chi vive in quel paese, e una scheda che spiega e racconta ogni prodotto alimentare presente nel box. Poi all'interno c'è anche una tovaglietta americana serigrafata a mano in edizione limitata. Allora, voi potete scegliere se prendere solo un box e basta, o altrimenti fare un abbonamento. L'abbonamento è di 3 mesi o di 6 mesi. Io ho deciso di fare l'abbonamento di 6 mesi, quindi ogni mese mi spediranno un box a sorpresa, perché io non saprò di che nazionalità sarà, tranne luglio e agosto se non ricordo male, e in più ho anche acquistato una vecchia box, questa che vi faccio vedere. Questa è dell'Egitto, so già che è dell'Egitto. Ok, per aprirla aspetteremo che arriva mio marito, perché è lui quello che ama cucinare, perché se fate fare a me brucio la cucina, quindi lui mi darà una mano per cucinare insieme queste ricettine. Non vedo l'ora di aprirlo per vedere gli ingredienti. Allora, ci tengo a precisare una cosa che mi sono dimenticata poi di dire nel video, quello di American Crunch, dove abbiamo assaggiato i vari snack americani, che io non collaboro con nessuna di queste aziende, ovviamente, perché sono un canale molto piccolo, pochi iscritti, poche visualizzazioni, quindi loro vanno a cercare dei canali importanti per farsi pubblicità, quindi tutto quello che vedete è stato acquistato da me con i miei soldini, e quindi state tranquilli perché quello che vi dico, le mie recensioni, le mie opinioni sono trasparenti al 100%, ok? Quindi adesso aspettiamo un attimo che arriva mio marito, lo apriamo e poi piano piano inizieremo anche a fare le varie ricettine. Voi comunque vedrete tutto in questo video, ok? Quindi ci vediamo tra poco, ciao! Ok, mio marito è arrivato, quindi possiamo finalmente aprire il nostro pacchetto di Mica Tuca. No, significa mi casa tu casa, qualcosa del genere se non ricordo male. Adesso piano piano apriamo. Ah, comunque vi lascio qui sotto anche il loro sito internet se volete darci un'occhiata, e anche il tutorial di come si fa a tagliarci un dito con... Dai, smettila, che se l'abbiamo quasi fatta. Ok, bello, non si cucina qua gli spaghetti? Aiuto, aspetta che togliamo questi. Mettiamo tutto qua da parte. Allora, vediamo un po'. Aspetta che vi faccio vedere anche a loro. Togliamo tutti questi cosini qua. Ecco qua. Quindi abbiamo... Ci sarà anche la descrizione. Vabbè, c'è scritto stato prodotto in Egitto. È Carcadè. Questo qui è Carcadè. Buonissimo, l'ho bevuto quando sono andata in Egitto a fare la crociera sul Nilo. Veramente buono il Carcadè. Quello non si sa. Una bustina di cocaina strana questa. Ma smettila! Ci sono delle bustine anonime queste. Ah, sono delle spezie. Sono delle spezie, hanno ingredienti: coriandolo, cumino, pepe nero, zenzero, curcuma, paprika, cannella. Facciamo proprio un mix di spezie. Poi questo, questo qua è preparato per fare la basbousa. Certo che cocco, al cocco, chissà che buona che è. È proprio un dolcetto tipico loro egiziano. Ottimo. Sì, polvere di basbousa, non so se si legga basbousa, io vi dico come è scritto, scusatemi se sto sbagliando. Con noci di cocco.
Invece cosa hai trovato? Fetaia. Cosa? C'è scritto fetaia qua, non so cosa sia. No, ma sono i datteri. C'è chi si chiamano fetaia. Poi, ha quanti pacchettini. Allora, questo halva, non so proprio cosa sia sinceramente. Una roba strana. È qualcosa col pistacchio. È qualcosa col pistacchio. Sarà stato un altro dolcetto col pistacchio questo. Tu invece cosa hai trovato? Tahina. La tahina. No, in bergamasco significa tazzina, tahina. La tahina. Non è una tazzina. Non so cosa c'è, non so cosa sia, c'è scritto 100% sesamo qua però, guarda. Allora è sesamo. Buonasera. Allora è sesamo. Che scema. Salsa di sesamo è anche scritto in italiano, no? Va bene. Quindi da tahina in realtà non è la tazzina, ma è sesamo. Questi sono interessanti. Cereal Puglia di Altamura. Cereali, cereali, che cereali sono? Le fave. Queste qua sono le fave. Per l'ultimo. Eccole qua. Un succhio. Succo. Succo di guava. Ci saranno anche le ricettine. Attento piano, Quella sarà la tovaglietta e le ricette. Ok, allora sono le ricette per fare la zarabia, che sono delle frittelle al caramello, il falafel egiziano. Poi. Ah no, qua la descrizione di quello che c'è dentro. E anche la storia di Wafa, che viene dalla Hurghada. Viene dalla Hurghada. No, Wafa. È Wafa. Non so come si legga. W-A-F-A-A. Quindi è la sua storia praticamente. Cioè, e quindi, poi ci sono anche gli 8 prodotti che abbiamo trovato qua all'interno. Qui hanno cannato qualcosa. Perché? Per vedere la tovaglietta? No, perché... Dopo comunque ve le faccio vedere le ricette, non vi preoccupate. Ditemi voi, le piramidi con le palme di Palm Beach non l'ho mai vista io. Ma certo che ci sono le palme da dattero. Dattero, no? Davanti alle sfingi non l'ho vista davanti alle piramidi. No, allora, davanti a loro alle sfingi, vabbè. Davanti alle piramidi effettivamente non ci sono le palme. Però ovviamente nella tovaglietta ci hanno voluto mettere anche le palme. C'è qualcosa che perde comunque. Ah sì, è uscito qualcosa, controlleremo. Uno scarabeo egiziano. Adesso faccio una ricerca per vedere cos'è Alva. Dovrebbe essere un dolcetto con i pistacchi, comunque adesso vediamo. E preparo anche la tisana, così vi faccio vedere tutto dopo. Allora, adesso abbiamo aperto i datteri e anche il succo di guava. Mmm, buono. Ed è anche ricco di vitamina C. Avrà il nocciolo quello, non devi mangiarti il nocciolo. Minchia. Allora, questo qua l'ho letto prima, che lo stavo cercando. Allora, questo qua infatti, qua c'è scritto Alva, però magari nella loro lingua si dice in modo diverso, perché invece qua c'è scritto Halawa al pistacchio. Praticamente questo qua viene dall'Arabia Saudita, è un dolce famosissimo da loro. Ma qua c'è, arriva dall'Arabia Saudita, cosa? Non lo so, arriva dall'Arabia Saudita, c'è scritto qua. Ah, è incredibilmente popolare in Egitto e soprattutto è deliziosa. Questo qua infatti, come vi dicevo prima, è il pistacchio. Dosio, proviamo anche quello. Poi cos'è che avevo letto? Allora, per questo... che è la salsa di sesamo, qua è fondamentale nella cucina egiziana e in tutte le cucine arabe. È uno degli ingredienti insostituibili per la preparazione di hummus di ceci e per la baba ganoush. Baba Yaga. Non lo so come si legge, mi dispiace. Lo dico io. Baba Yaga, lo dicevano in John Wick. Baba Yaga. La deliziosa crema di melanzane.
Quindi questo barattolo qua c'è scritto che non può mai mancare nelle case egiziane. Quindi vedremo se prepareremo anche quello, vediamo un attimo. Comunque c'è qua la ricetta per le frittelle di caramello, i falafel. E la ricetta della basbousa invece mi sono accorta che è scritto qua in piccolino direttamente sulla confezione. Praticamente tutti, in tutte le case egiziane di tutti gli egiziani c'è il Baba Yaga. Allora com'è? No, sono mangiati 10 o 11, ma... Posso provarne uno anch'io? No, sono ipercalorici, fanno male. Uno. Dai, ne mangio uno. Non ti piacciono? A me piacciono tantissimo i datteri, però io preferisco quelli al naturale. Perché questi qua non sono al naturale, sono con lo zucchero, non lo so. No, c'è dopo di glucosio. C'è scritto. Però è buono. Sì, potete mangiare anche tutti che non vi fanno niente. Sono calorici, Ok. Intanto un'infusione carcadè, tra poco lo proviamo anche quello. Allora ragazzi, abbiamo appena scoperto che durante il trasporto si è aperto questo, è il dolcetto che vi dicevo, il pistacchio, l'alba. Infatti abbiamo trovato che la scatola, non so se vedete che è unta, e anche le ricette qua sono unte, c'è proprio la macchia di olio. Adesso vediamo, dobbiamo capire se era già aperto, si è aperto durante il trasporto per vedere se è ancora mangiabile, ovviamente, perché non vogliamo farci venire il mal di pancia. Comunque adesso volevo provare il carcadè ed ha un colore veramente molto rosso, magari adesso ve lo faccio vedere perché da qua non si vede niente. Ecco qua, vedete? È rossissimo, proprio bello trugno. Adesso ci ho aggiunto anche un pochettino di zucchero. Buono. È buono quello. Ho provato prima senza zucchero e era abbastanza imbevibile. Perché io sono abituata a bere le tisane senza zucchero, ma questa va dolcificata. Buona, assaggia. Quanto zucchero ci hai messo? Lo so che per te è poco, perché lui è molto zuccherato invece. Prova, vai. Dai. Vediamo la sua reazione. Com'è? Manca di zucchero per te. Dammi lo zucchero. Però come gusto è buono. Ricorda il ghiacciolo rosso. Ghiacciolo rosso. Caldo però. Vabbè dai. Comunque ci vediamo quando inizieremo a preparare un po' di ricettine. E ovviamente lui mi darà una mano, perché come ti ho detto all'inizio del video, io sono un disastro. Quindi sì, mi aiuterai. No. Ci vediamo a una ricetta. No. Ok, sto iniziando a preparare gli ingredienti per fare le frittelline a caramello Zalabia. Allora, l'unico problema è che non si capisce benissimo le dosi, perché qui le dosi sono a tazze. Quindi già sono un disastro in cucina, come vi dicevo, e non so cosa verrà fuori, quindi abbiate pietà di me veramente. Vediamo. Allora, io intanto ho iniziato a preparare, vi faccio vedere. Allora, qua c'è della farina, poi zucchero, lievito, limone, poi servirà anche acqua e l'olio per friggerle. Allora inizierò a preparare l'impasto, che poi andrà lasciato riposare per addirittura 2 ore. Poi prepareremo anche il caramello e poi andremo a friggere. Boh, vediamo un po' come verrà fuori. Comunque vi lascio anche questa foto della ricetta, non vi preoccupate. Ok, in qualche modo sono riuscita a creare l'impasto e adesso lo copro e lo lascio riposare. Intanto mi metto a preparare anche il caramello, che sarà da utilizzare freddo. Ok, qui nel pentolino ho messo limone, zucchero e acqua, e adesso andrò a farlo cuocere per 8-10 minuti fino a formare il caramello. Ok, stiamo friggendo, è arrivato anche mio marito in soccorso, però come vedete sto creando dei mostri e allora, invece sono delle palline, sono dei mostriciattoli, un moscardino più o meno. Sì, no? In effetti. L'importante è che il gusto sia buono, no? Poi anche se la forma fa paura, non so però classificarlo quello qua, però. Ma sì, dai, in qualche maniera. L'importante è che sia buono. Allora, Zalabia pronti. Non vi spaventate, perché come avete visto prima la forma è terrificante. Ci ho messo sopra lo sciroppo, che prima avevo detto caramello, ma ho sbagliato, in realtà è uno sciroppo. E adesso li assaggiamo, anche se fanno paura però. Ok, lui sta già assaggiando.
somiglia a un gamberetto qualcosa. Un gamberetto? Importante che è buono come gusto, vabbè, sarà bollente. Ok, adesso ne assaggio uno anch'io. Vabbè, le forme sono terrificanti. Io non so come fanno uscire delle palline rotonde normali, cioè. Guardate un po' cos'è una sta paperella, roba. Una paperella, una paperella. Ma dov'è la paperella? Ah, sì. Guarda, vabbè. Ci vediamo col coniglio, no? Un po' caldi, no? Devono essere caldi. Il gusto è veramente buono. Sì. Anche se fanno paura, è però. È un po' il design che non si capisce cosa sia. Vabbè. Comunque, quindi faremo due ricette dolci e due ricette salate. E le ricette salate le fa lui, ovviamente, sì. Non io. Tu? No. Secondo me ci sta bene anche col miele. A chi piace il miele? A me non piace, però sì, ci stanno anche col miele. E lo zafferano? No. No. Allora, vi ricordate del dolcetto questo qui al pistacchio? Io ho contattato le ragazze, quelle di Mikatuka, e dicendo quello che era successo, e mi hanno risposto subito che comunque loro l'avevano appena acquistato dal loro fornitore, quindi molto probabilmente si è aperto comunque durante il trasporto, e è un prodotto a lunga conservazione, quindi anche se è aperto non ci sono problemi, quindi abbiamo deciso di assaggiarlo. Comunque sono state veramente carinissime, mi hanno detto che si scusano dell'accaduto, anche se non è colpa loro, e che mi avrebbero poi dato un altro di questi dolcetti e anche le ricette che vi ho fatto vedere che si sono macchiate. Comunque adesso lo apriamo e lo assaggiamo insieme. Ok, adesso devo capire come fare a romperlo, perché è veramente durissimo, sembra tipo uno dei nostri torroni. Vediamo se riesco a tagliarlo così. Ok, comunque il profumo è buonissimo e quindi in teoria dovrebbe essere tutto ok. Allora vediamo se riesco a toglierne un pezzettino, tagliamone ancora un po', così poi lo faccio assaggiare anche a mio marito. Ecco qui, adesso proviamo. Ecco qua, sono riuscita a rompere un pezzettino. Ha un gusto molto leggero. È poco dolce. Non è un dolcetto di quelli super dolci. E si sente bene anche il pistacchio. Allora, l'ho fatto assaggiare anche a mio marito e lui l'ha bocciato, vi dico la verità, perché lui comunque, come vi dicevo anche nella tisana, il carcadè è molto zuccherato e qui lo zucchero non si sente per niente. Ha un gusto strano, poi non so se è per il fatto che è rimasto aperto, quindi vorrei assaggiare il prossimo che me lo spediranno. Non so, comunque il gusto è strano, tira un pochettino calamarognolo, quindi sinceramente non ci fidiamo a mangiarlo, preferisco assaggiare il prossimo che arriverà ben sigillato, insomma, perché trovare un dolcetto che è un po' amarognolo, c'ha un retrogusto un po' strano, insomma, mi lascia un po' perplessa, quindi al massimo quando assaggeremo il prossimo ve lo scriverò, magari ve lo scriverò nei commenti da qualche parte, se comunque continueremo a bocciarlo oppure se il gusto sarà diverso e quindi vuol dire che questo era andato a quel paese, insomma. Quindi per adesso il nostro giudizio su questo dolcetto è, insomma, un po' negativo. Ecco, non è che dico negativo al 100%, però non è che, boh, c'è qualcosa di strano, ecco, diciamo così. Quindi, boh, proveremo quando ci arriverà quello sigillato, ok? Ok, qui come vedete abbiamo preparato tutti gli ingredienti per preparare i falafel. E dopo faremo anche l'hummus di ceci. Come vi avevo già anticipato, queste ricette salate le fa mio marito. Lui è già lì pronto, perché registreremo le due ricette che metteremo poi nel suo canale. Quindi adesso vi faccio vedere appunto gli ingredienti, poi alla fine il risultato che li assaggeremo. Per vedere la ricetta andate pure nel suo canale, così vedete come fa a prepararli, o comunque il suo canale ve lo lascio sotto nelle info. Ok, tra poco iniziamo a cucinare i falafel. Falafel li abbiamo preparati, adesso
qua troverete tutti gli ingredienti per fare l'hummus di ceci e utilizzeremo anche la famosa tahina, che è sesamo. Ok, adesso iniziamo a preparare anche questa e poi alla fine vedrete l'assaggio di tutto. Occorre questo. Qua stiamo friggendo i falafel. Facciamo diventare belli dorati. Poi quando sono pronti mangiamo tutto. Quindi oggi pranzo egiziano. Un altro modo per viaggiare è anche assaporare il cibo dei posti, soprattutto in questo periodo che non si può viaggiare fisicamente. Viaggiamo così. Il profumo è buonissimo. Sì, il problema è quello, viaggiare così, che non vorrei che la prossima volta mi salti fuori con un piatto, non ne so, io canadese o... Ma chi lo sa? Ho capito, vado a prendere la renda. No, allora gli ingredienti base te li dà mica Tuca, ovvio. Quelle un po' più particolari che da noi non si riescono a trovare. Ma se mi... E a sorpresa non si sa cosa non si saranno le prossime. Se per caso mi esce una ricetta di fare l'alce... Smettila! Vado a prendere l'alce. Assolutamente, tranquillo. Ecco qua, sono pronti. Gnam gnam gnam, c'è un profumino. Allora, inquadra un attimo per piacere, inquadra qua. Perché qua? Inquadra qui che vi devo vedere bene in faccia. Cos'è che appena detto? Adesso ci li gustiamo. Certo. Voi non sapete quanti ne ha già mangiati? Li ho assaggiati mentre che cuocevano, dai, è normale. Ecco. Ok, procediamo all'assaggio. Sono veramente molto 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 carine. Sono carine, sono uguali, identiche alle frittelle che ha fatto lei l'altra volta. No, lascia perdere, erano un disastro. Buona. Io non sono Harry Potter, però ci provo. Un po' di cucchiaio. Perché? Così assaggio anche l'hummus. Ma già di Harry Potter, l'hummus. E così fai prima, no? Ah beh, proprio così io. Sentono bene i ceci. Anche culo, no, il cumino. Cumino, sì, certo, il cumino. Il cumino. Speriamo che... Sembra di essere ritornati in Egitto. Speriamo che ci senta anche lo spazio al cumino, perché sennò c'è... Cumino. Una battuta di imbarco. Quindi? Un ottimo pranzetto oggi. Beh, io sono buon appetito a noi. Io sono un grande amante del cumino, per amor di Dio. Un po' particolare il cumino, bisogna farci l'abitudine, però ci sta. Ci ho messo poco, ma si sente. Ci sta, è la loro ricetta, ovviamente. Noi andiamo avanti a mangiare. E ci vediamo per l'ultima ricetta, quella della basbousa, la tortina basbousa. Che quindi, cavolo è sta basbousa? Hai visto che te quando spacchettavamo il sacchettino? Non me lo ricordo. Preparato? Al cocco. Manca di fare quello, poi abbiamo fatto tutte le ricettine dell'Egitto. Quindi prossimamente lei farà la ricetta di questa basbousa qui, quella cosa qui. Che non so cosa uscirà, quindi come sempre abbiate pietà di me. Perfetto, noi continuiamo a mangiare e ci vediamo alla prossima e ultima ricetta. Ciao! Che canestro! Complimenti! Allora, sto cercando di capire come si fa la basbousa. Allora, la prima cosa da preparare è lo sciroppo, quindi acqua e zucchero. E quando si raffredda aggiungerò poi... E la vaniglia, io ho trovato questa qua, una fiorellettina di vaniglia, magari ne uso mezza perché tutta mi sembra un po' troppa. Poi vabbè, bisognerà miscelare il burro, che ho già preparato qua gli ingredienti. Allora, quindi mettere nella ciotola il burro insieme allo yogurt e usare il mixer elettrico. Dopo si aggiunge il sacchettino, appunto questo qua, di basbousa. Bisogna mescolare bene e versare tutto il composto nella teglia, infornare a 180 gradi, ma non c'è scritto per quanto tempo. Quindi ci divertiremo. Io ho preso anche le mandorle perché vedendo delle foto online ho visto che comunque
Mettevano sopra anche una mandorla perché poi il composto verrà diviso tipo in quadrati e sopra ogni quadrato c'è una mandorla, quindi metterò anche quella. Quindi adesso inizierò a preparare lo sciroppo e poi farò il composto nella ciotola. L'impasto è pronto, ci ho messo anche delle mandorle e adesso l'ho in forno letto su internet per 25 minuti a 180 gradi. Anche lo sciroppo con l'acqua e zucchero è pronto e adesso mi manca solo di aggiungere la vaniglia. Adesso in forno e ci vediamo dopo. Ok, dolcetto sfornato. Ho fatto dei tagli col coltello cercando di lasciare in ogni pezzo una mandorla. Adesso dovrò versarci sopra il nostro sciroppo che vi ho fatto vedere prima. Ce lo verso sopra e lo lascio raffreddare. Quindi ci vediamo dopo per l'assaggio. Mi sono dimenticata di dirvi che, come avrete visto, ho dovuto cambiare la tortiera perché l'altra era troppo grande e l'impasto era abbastanza poco, quindi ho preso una tortiera un po' più piccolina. Un'altra cosa che volevo dirvi è che è appena arrivato il corriere che mi ha portato il nuovo pacco da Mika Tuka. Quindi presto inizieremo a fare anche le clip di quello nuovo che non si sa di che paese è perché a sorpresa. L'unica cosa è che dovrò aprire il pacco perché, come vi ricordate, il dolcetto, quello al pistacchio, aveva avuto dei problemi perché era rimasto aperto, aveva questo retrogusto amarognolo. E quindi mi hanno spedito un altro dolcetto che prenderò fuori da questo box, lo assaggeremo e mi raccomando, sotto nei commenti andate a vedere perché vi scriveremo comunque il nostro parere finale. Comunque se lo continuiamo a bocciare oppure se è promosso. Ok? Comunque ci vediamo tra poco per l'assaggio. Ok, vi faccio vedere il dolcetto. Eccolo qua, la basbosa, che l'ho tagliata a pezzettini, l'ho messa nel piatto. Bisboccia. Facciamo bisboccia stasera, ieri. No, adesso assaggiamo e vediamo un attimo com'è. Dov'è la birra? La birra, perché la Fare birra? bisboccia, hai detto Ok, tu. Ci prendete un aggiungo pezzo. io? Uno piccolino. All'interno è bello bagnato perché l'ho ricoperto dallo sciroppo. Deve essere abbastanza dolce perché comunque lo sciroppo è fatto con lo zucchero, quindi. Tutto intero. È molto dolce. Dolce, dolce. Qua sa di cocco. È Non tipo, tanto sì, un pochino sì. È un semolino con un po' di cocco, però con la mandorla. però. Si sente tanto la mandorla. Se fai il boccone con la mandorla, senti tanto la mandorla. L'altro giudizio? Da a? Da cosa 1 a 10? Boh, non saprei. Perché Bello. è dolce, ma non è dolcissima. Per me è dolcissima, perché lo sapete che lui è molto più dolce di me, quindi per me è dolcissima. Per Sono un te ragazzo bene. molto dolce. No. Sì, diciamo che è mangiabile, non soffoca perché No, è non bagnata per soffoca, quello. è umido. Non c'è bisogno di bruciarlo nel latte. No. Ha un po' della appiccicaticcio quando si mangia, penso che sia lo È sciroppo. lo sciroppo di zucchero. Non so che sia quello, comunque si presenta un po' come una focaccia. Sì, sembra una focaccia, è vero. Somiglia a una focaccina. Però vabbè, dai. Quindi diciamo che un 7? Meno, no, no. Chi l'ha fatto? 12 sotto 0. Dai, scusate, lo sai che non sono capace di No, cucinare, cioè bello che è uscita, che non ho fatto un disastro, che non ho fatto esplodere la cucina, quindi dai. Almeno un mi piace per quello, per l'impegno, dai. Per e vi piacere. dico anche altri 5/10 mi piace a testa. Perché quando ha finito di fare l'impasto, non vi dico, c'era il tavolo che facevate così, si sollevava tipo Udini, proprio da quanto che era appiccicato. Una cosa È lo mostruosa, cioè, tutta la sciroppo. casa È lo proprio. sciroppo di acqua e zucchero appiccica. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Sì. Quale? E come vi ho detto, è arrivata anche l'altra box nuova da Mika Tuka. È a sorpresa. Cosa
E dopo dobbiamo tirare fuori il dolcetto con lo pistacchio, così almeno lo assaggiamo e vedi anche tu se gli dai ancora un giudizio negativo oppure no. E quindi non perdetevi i prossimi video, mi raccomando, e leggete i commenti qua sotto, ok? Grazie per aver visto anche questo video e vi saluto.